Non è un pesco, non è un susino, non è neanche un albicocco, ma è il biricoccolo. Per la serie dei frutti antichi, oggi parleremo del biricoccolo, una pianta antichissima che proviene dall'Asia centro-meridionale. Ormai però è stata importata in Europa da molti secoli. E il biricoccolo non ha solo il nome di particolare, ma anche la sua origine, perché deriva dall'ibridazione naturale tra il susino e l'albicocco. Infatti a vedere il biricoccolo sembra un susino, non c'è niente che non va, però poi nel momento in cui si prende il frutto in mano ci si accorge che questa susina in realtà ha la peluria simile a quella dell'albicocca. E anche il gusto è difficile da riconoscere, perché il gusto è aromatico, ricorda diciamo l'albicocca, però ha una succosità tipica della susina. Siamo qui a parlare del biricoccolo perché è una pianta con pochissime esigenze, ha bisogno di pochissima potatura e si può evitare praticamente qualsiasi tipo di trattamento. Gli unici due difetti di questa pianta sono che è autosterile, per cui ha bisogno di piante vicine che la possano impollinare come altri susini e altri albicocchi, e il fatto è che comunque è un'alternanza di fruttificazione, per cui tende un anno a produrre tanto e un anno a produrre poco. Però c'è da dire che lei produce sempre, anche se noi facciamo ben poco per curarla. Per cui, per gli hobbisti che quindi vogliono magari la frutta ma senza impegnarsi troppo, oppure per chi vuole assaggiare il gusto di un frutto che non si trova al supermercato, quindi particolare, il biricoccolo è una pianta proprio da consigliare. Il biricoccolo è una pianta speciale, come tutti i frutti antichi, perché si tratta di alberi selezionati secoli e secoli fa, quando l'agricoltura non era ancora industriale, per cui gli agricoltori non avevano gli strumenti per fare i trattamenti e le operazioni che fanno oggi, per cui piante che non potevano essere trattate con la chimica. L'unico strumento che avevano i contadini all'epoca era quello di selezionare varietà rustiche, indipendenti, che non si ammalavano e che quindi garantivano una certa produzione. Oggigiorno la selezione è tutt'altra cosa, perché si selezionano frutti buoni, belli da vedere, grossi, ma con piante veramente fragili che hanno bisogno di trattamenti. Per cui chi oggi deve fare un frutteto domestico comunque può scegliere la varietà antica. Anzi, la scelta migliore è la varietà antica, perché riusciamo ad avere piante più autonome, che ci impegnano meno, con un gusto del frutto particolare che non siamo più abituati a mangiare perché al supermercato non si trovano, e soprattutto piante più ecocompatibili, un frutteto più ecosostenibile, perché più rispettoso della biodiversità e dell'ecosistema, perché non bisogna fare i trattamenti. Oltretutto, i trattamenti chimici tendenzialmente bisognerebbe evitarli, ma soprattutto se si è degli hobbisti, la maggior parte dei trattamenti chimici non si possono fare perché bisogna avere l'abilitazione e il patentino. Per cui il frutto antico, anche se antico, è una soluzione per un nuovo modo di coltivare. Oltretutto, questo biricoccolo presente nell'orto botanico ha dei proprietari, perché 3 anni fa, quando abbiamo inaugurato l'orto botanico, abbiamo fatto un evento che si chiamava Adotta un albero, proprio per inaugurare l'orto botanico, dove i cittadini potevano adottare una pianta. Per cui le centinaia di piante presenti nell'orto botanico hanno tutte un proprietario. Con questo ci salutiamo, spero che il video vi sia stato utile, spero che il biricoccolo vi sia piaciuto e che quindi vi abbia convinto a metterlo nel vostro giardino. Fatti i bravi con le piante, fatti i bravi col biricoccolo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!